Rimbaud e la vedova è l'ultimo libro di Edgardo Franzosini che noi attraversiamo, seppure nella brevità di questa conversazione, insieme con il suo autore Edgardo Franzosini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole. Rimbaud e la vedova, edizioni Schira. E continua il nostro appuntamento attraverso le conversazioni con gli autori ospiti qui nel posto delle parole, ma l'autore che ospitiamo oggi ne ospita un altro nel suo libro, ovvero Edgardo Franzosini ci racconta di Arthur Rimbaud, personaggio, autore e uomo mai abbastanza conosciuto e mai abbastanza riconosciuto. Ed Edgardo Franzosini prende un frammento della vita di Rimbaud. Un suo passaggio a Milano era il 1875 e lo racconta in questo libro di circa 100 pagine. Da che cosa nasce, Edgardo Franzosini, questa sua ricerca sulla presenza di Arthur Rimbaud a Milano? Beh, diciamo, la curiosità appunto era grande, nel senso che poi le biografie che sono state dedicate a Rimbaud, è un personaggio che ha avuto, cioè, su cui si sono scritte forse migliaia e migliaia di libri. Diciamo di questo suo passaggio, il passaggio viene sempre in qualche modo limitato a un racconto di poche righe. Io invece ho cercato di approfondire, anche se le notizie erano piuttosto vaghe, qualcuna contraddittoria, insomma le tracce erano quasi impercettibili, però mi interessava questo passaggio avvenuto in un anno cruciale nella vita di Arthur Rimbaud, cioè il 1875, quello l'anno in cui in qualche modo lui dà l'addio alla letteratura, no? Da quel momento in poi, quando qualcuno gli parla di libri, di poesie, lui si infastidisce, dice tutte sciocchezze. E incredibilmente, diciamo, l'ultimo sussulto di interesse per la letteratura e per la sua opera in particolare ce l'ha in qualche modo a Milano, perché lui è ospite di questa signora di cui poi parleremo diciamo, scrive all'amico dell'AIE pregandolo di inviargli una copia della Stagione all'Inferno. Quella di cui poi non verrà più sentir parlare. E la figura di Arthur Rimbaud in questo libro è una figura veramente che non conoscevamo. Arthur Rimbaud nel 1875 è giovane, molto giovane, veramente 21 anni. Molto giovane. E questo ci stupisce ancora di più per come lo racconta Edgardo Franzosini. Ma non è un racconto romanzato, è un racconto che prende molto dal vero, perché Arthur Rimbaud, giovane ventenne, ha già una vita di scrittura ed è una vita molto appassionata e appassionante. Quello che lui fa per arrivare a Milano è qualcosa di veramente di molto particolare, nel senso che si racconta di suoi viaggi a piedi al Gran San Bernardo, certo, nel pieno della neve, ed è veramente l'uomo avventuroso sotto un altro punto di vista che noi conoscevamo, ma qui raccontato in una maniera molto molto umana, Edgardo Franzosini. Sì, questo viaggio appunto è incredibile, fatto a piedi, ne farà due per arrivare in Italia, e tutte e due le volte passando il Gottardo e tutte e due a piedi. La seconda volta nel 78, perché il Gottardo è immerso nella neve e quindi le carrozze non possono passare. Questa volta perché non ha un soldo in tasca. Fa questa lunga strada, la strada della Val Tremola, che è una strada che io ho fatto in automobile, vi dico che anche in automobile non è semplice. Figuriamoci nell'Ottocento a piedi. Arriva ad Airolo, che è il primo paese del Ticino, scende da lì verso l'Italia, probabilmente passando dal Lago Maggiore, eccetera, e arriva a Milano, arriva entrando da Corso Sempione, questo è con tutta probabilità, questo è il tragitto che ha fatto, e arriva in Piazza Duomo, e qui dicono le biografie, sottolineando la cosa un po' in maniera un po' melodrammatica,
lui stramazza al suolo, affamato, stanco, sfinito, e una signora lo accoglie in casa propria. Abitava al numero 39 di Piazza del Duomo, lì dove adesso c'è un famosissimo grande magazzino, e diciamo l'indirizzo è l'unica cosa certa che sappiamo, perché esiste, se non l'originale, una copia di un Bristol, quello che si chiamava Bristol, cioè un biglietto da visita, biglietti da visita che Rimbaud si era fatto stampare, in cui compariva stampato il suo nome, ma senza l'indirizzo. E sotto l'indirizzo lo metteva di volta in volta, e questa volta mise questo indirizzo: Piazza Duomo 39, terzo piano. E Soffici, Ardengo Soffici, che è uno scrittore futurista, eccetera, artista, che scrisse il primo libro su Rimbaud al di fuori della Francia, dedicò proprio questo libro all'ignota signora che accolse e forse amò, insinua Soffici, e forse amò Arthur Rimbaud, affamato vagabondo per l'Italia. Insomma, era sicuramente un particolare che a me, da rimbaudiano della primissima ora, perché anch'io naturalmente quando avevo 16 anni ho scritto dei versi, come tanti, diciamo, versi né belli né brutti, insignificanti, e comunque i miei modelli erano, non so, Dylan Thomas e Arthur Rimbaud. Quindi per me è stato un piacere poter scavare nella storia di questo personaggio, di questo poeta straordinario, perché se poi pensiamo che la sua opera si racchiude in questi 4 anni, dai 17 ai 21, poi basta, c'è qualcosa di miracoloso. Ha qualcosa di miracoloso certamente, ma Arthur Rimbaud, senza svelare più di tanto, Edgardo Franzosini del libro Rimbaud e la Vedova, edizione di Schirà, quello che venne a fare a Milano rappresenta ancora un mistero. È arrivato forse per imparare la lingua? Chi lo sa? Ma quando era a Milano, dove c'era anche una frequentazione dei salotti culturali molto forte, molto probabilmente lo stesso Arthur Rimbaud non gli interessava più frequentare gli autori di quel tempo, no? Ad esempio gli Scapigliati. Anche qui si era messo da parte dal punto di vista della letteratura. Sì, certo. Poi diciamo che la difficoltà che ho incontrato scrivendo questo libro è cercare di immaginare appunto Rimbaud in rapporto a quelli che erano, a quella che era la società culturale, letteraria, milanese dell'epoca. Insomma, Rimbaud è qualcuno che è nell'Ottocento, ma è al di là, è nel Novecento, è ancora più in là, è qualche cosa così senza tempo quasi. E invece qua, a Milano, nell'Ottocento, in quel periodo, insomma, la cultura è ancora molto ottocentesca, molto polverosa. Ci sono appunto gli Scapigliati, ma un po' sopravvivono a se stessi. C'è Verga che ha scritto quei due libri, Tigre Reale ed Eva, che non saranno i libri che lo consacreranno. C'è De Marchi che sta scrivendo il suo libro, la storia di un giovane serio, di cui non andrà mai più in là dei primi due capitoli. Insomma, ci sono i salotti letterari, però è difficile vedere, immaginare Rimbaud frequentarli. È difficile sì, immaginare lo spirito ribelle, senza andare sempre a cogliere l'aggettivo maledetto, forse un po' troppo abusato nei confronti di Arthur Rimbaud. Ho sempre avuto quell'impressione, Edgardo Franzosini. È un'impressione corretta? Sicuramente. Io nel mio libro cito un bellissimo libro di Etienne, Il mito di Rimbaud, un libro che purtroppo non è stato mai tradotto in Italia, in cui appunto Etienne fa un po' i conti con questo mito, che è stato un po' troppo, come dire, è stato gonfiato in qualche modo, ne hanno fatto un monumento
tra l'altro buono per tutti, per tutte le stagioni, nel senso che per Claudel era un mistico, per qualcun altro Breton era qualcuno che aveva anticipato addirittura il marxismo, insomma, le rivolte, le rivoluzioni, eccetera. E quindi io ho cercato in qualche modo così di dare più una figura, come ha detto lei bene, un po' più umana. Pensare per esempio a questo rapporto con questa signora. Qualcuno appunto ha insinuato un rapporto sentimentale. No, probabilmente la mia ipotesi era che con questa signora Rimbaud ha sentito quella tenerezza che non gli mancava dalla madre, perché la madre era una donna terribile, una donna inflessibile, severa, una donna che quando a Charville inaugurano il primo busto di Rimbaud, perché ne inaugureranno tre, avranno tutti una vita sfortunata, al primo, quando lo celebrano questo momento, lei non partecipa e dice: ma voi capite benissimo, non era quello il mio posto. Invece non si capisce perché non dovesse essere quello il suo posto. Una donna, come diceva lui stesso, dura come 73 amministrazioni di piombo, dal berretto di piombo. E quindi forse con questa signora milanese, questa vedova, un po' di affetto, un po' di tenerezza l'avrà sentito, e questo, e per questa ragione, è la ragione forse del suo soggiorno di 3 settimane, forse più, qui a Milano. E a Milano lui era nel cosiddetto silenzio poetico. Dico cosiddetto, sì, perché la poesia per Arthur Rimbaud è anche quando lui non scriveva poesie, anche il suo modo di vivere, di un'ebbrezza quasi alla Baudelaire, no? Di un'ebbrezza, sì, continua, di un'ebbrezza che in questo libro noi possiamo respirare. Edgardo Franzosini, lei ce l'ha il libro a portata di mano? Il libro? Sì. Lo vado a prendere, un secondo. Ecco, perché vorremmo ascoltare dalla voce di Edgardo Franzosini, autore del libro Rimbaud e la vedova, ricordiamo edizioni Schira, una poesia che è presente in questo libro. Lei ci fa ascoltare questi versi dolorosi del poeta che lei tra l'altro cita sia nella versione francese che nella versione italiana. Sì. Quindi a lei la lettura in tutte e due le versioni, se crede, Edgardo Franzosini. Sì, mi ricorda la pagina. La pagina 50, eccolo, diciamo 50. In diretta, la pagina 50, sì, del libro Rimbaud e la vedova. Sì, allora lo leggo in francese? Certo, e poi in italiano, in italiano. Grazie. De nuit, de blanc et de la brume, rien dans la chambre n'est resté. Pas un tel d'été, pas un cravat commun, rien sur les balcons ou l'été. C'est prendre aux heures de la lune. Il n'est resté des traces aucun souvenir n'est resté. Au bord d'un rideau bleu piqué, lui en épingle à tête d'or, comme un gros insecte qui dort. Point d'enfin poison trempé, je te prends, sois-moi préparé aux heures des désirs des mortes. Delle notti del biondo con la bruna, nulla nella camera è rimasto, non un ricamo d'estate, non una semplice cravatta, nulla sul balcone dove il tè si prende nelle ore della luna. Non è rimasta nessuna traccia, nessun ricordo è rimasto. Sull'orlo di una tenda azzurra di piquet brilla una spilla dalla testa dorata, come un grosso insetto addormentato, punta imbevuta di un fine veleno. Ti prendo, che tu sia preparata alle ore in cui si desidera la morte. E questa è la poesia in cui è in qualche modo per qualcuno in filigrana rievocato questo rapporto con la signora milanese.
molto in filigrana, con una delicatezza veramente per nulla ribelle. Ecco, quando si pensa a un Rimbaud ribelle, qui la ribellione è veramente di un'eleganza straordinaria, la discrezione e anche di una nobiltà dell'uso della parola nei confronti del racconto tra le righe rispetto a questa vedova che aveva ospitato per l'appunto Arthur Rimbaud a Milano. Il destino dell'esistenza di Arthur Rimbaud è un destino che bisogna conoscere. E Edgardo Franzosini, qual è la poesia a lei più vicina tra quelle scritte da Arthur Rimbaud? Guardi, una che per me è straordinaria è Roman. On est pas sérieux quand on a 17 ans. Ora non la ricordo tutta a memoria, ma Ricordo anche proprio l'inizio, a 17 anni non si può essere seri, come le ha sì. detto in francese, ed è una cosa straordinaria, ma questo verso, Benissimo. questo inizio di verso di poesia, Edgardo Franzosini, fa il paio con un'altra, che io ho sempre messo insieme, mi scusi, ma Sì. semplicemente da lettore anche molto distratto, con quella, l'inizio della mia bohème, che diceva: Ah, me ne andavo i pugni nelle tasche sfondate. Ecco, me ne certo. andavo i pugni nelle tasche sfondate. Ho sempre pensato che facesse il paio con a 17 anni non si può essere seri. Certo, sì. Sono poesie così che io leggevo da ragazzo esaltandomi, inebriandomi. E così sono stato appunto felice di poter mettere questo mio tassellino nella biografia interminabile di Rimbaud, perché appunto, come ha accennato lei, una vita incredibile, perché dopo il 1875 lui divenne via via soldato mercenario a Giava, divenne probabilmente inserviente in un circo di Copenaghen e poi divenne sì, una specie di sorvegliante in un cantiere di Cipro e poi ancora impiegato in una ditta di export e import e poi ancora mercante di avorio, di caffè e poi per qualcuno addirittura divenne, queste sono ipotesi a cui forse nessuno più crede, divenne re stregone in una tribù africana. Però è chiaro che qua c'è appunto tutta la forza incredibile di questa vita. E dice benissimo Jean Cocteau, è stato un miracolo la venuta, la nascita di Rimbaud. C'è qualcosa, usiamo questa parola, di messianico quasi in questo suo passaggio sulla terra. E noi facciamo un passaggio anche alla copertina del libro, Rimbaud e la vedova, perché la copertina del libro merita attenzione, Certo. merita alcune parole, perché qui se la vita di Arthur Rimbaud è stata una vita breve, brevissimo è anche il resoconto artistico che Alberto Giacometti fa ritraendo Rimbaud stesso. Ce la vuole raccontare, ce la vuole far vedere con le sue parole, Edgardo Franzosini, l'immagine di questa particolarissima copertina? Sì, l'immagine è appunto, come dice lei, è opera di Giacometti, tratta da una delle poche fotografie che si conoscono di Rimbaud, lui ha quel viso imbronciato, quello stesso viso imbronciato che Patti Smith, che sappiamo è una grande appassionata di Rimbaud, ho letto recentemente che ha acquistato una delle tante case che ci sono a Cherville, in cui Rimbaud ha vissuto, e fatto il disegno di Giacometti con questi tratti leggeri. Io, quando mi hanno proposto questa copertina, sono stato felice perché in qualche modo rifletteva anche quello che c'è di un po', come dire, impercettibile nelle tracce che io ho cercato di Rimbaud, cioè è un ritratto, quello che faccio di Rimbaud,
che non è netto, è sfumato, e qualcosa meglio di questo capolavoro di Giacometti, questa immagine solo suggerita quasi, al di là del... è bella perché diciamo il modello è l'immagine di Rimbaud che tutti conosciamo, perché appunto è una delle 4 o 5 che abbiamo di lui, ed è quella forse più famosa, e però su quello Giacometti, l'artista immenso che era, come dire, la strae dalla sua realtà e ne fa qualche cosa di soffuso, di leggero, di accennato. È una cosa magnifica, veramente. Vale il libro anche per la copertina, diciamo. Eh sì, certamente, è una copertina molto importante per questo libro, Rimbaud e la vedova. Prima di salutarci, Edgardo Franzosini, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro? Sì. Devo dire che sto leggendo alcuni libri, perché sto scrivendo la storia di un altro Arthur, di un altro poeta che si chiamava Arthur Cravan, e quindi è quello, sto leggendo un po' di quei pochi libri che ci sono su di lui. E con questa indicazione di lettura di Arthur Cravan, noi ringraziamo Edgardo Franzosini per il tempo che ci ha dedicato per il libro Rimbaud e la vedova, edizione Schirà. Grazie ancora, Edgardo Franzosini. Grazie a voi. Buongiorno. Buongiorno.